Buongiorno a tutte e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo vlog. Voglio provare a fare più vlog, come mi avete chiesto anche voi, e quindi quest'estate preparatevi a tanti, tanti di quei vlog che non ne potrete più. Comunque, a parte questa premessa che sembra un po' intimidatoria, oggi è 11 di giugno, sono circa le 9:40 e fa un caldo che voi non potete immaginare. Io ho il condizionatore in camera, ma cerco sempre almeno di accenderlo verso l'ora di pranzo, perché odio l'aria condizionata, odio anche il deumificatore, che io metto soltanto quello più che aria condizionata, però non si può, cioè sto boccheggiando. Ho appena rifatto il lettino, ho fatto la borsa di palestra perché adesso si va in palestra. Dopo vi racconterò un pochino quello che è successo in questo periodo, dove, se non mi seguite su Instagram, che vi ripeto è molto male, non mi avrete seguita più di tanto, a parte insomma i video standard che ho fatto. Quindi direi che adesso faccio caricare un po' il telefono che era scarico e poi corro in palestra prima che facciano seriamente 40 gradi. Sono arrivata in palestra, ho appena parcheggiato e contate che da casa mia in palestra ci metto all'incirca 10 minuti, un quarto d'ora proprio andando abbondanti, e avrò scazzato, infuriato, ditela come volete, almeno 5-6 volte, cioè una volta ogni 2 minuti praticamente. Vi giuro, io non so se è il caldo che dà alla testa alle persone o se effettivamente sono sempre così deficienti, perdonatemi. Adesso parcheggiando qua, ogni volta per trovare parcheggio è proprio bisogna fare il segno della croce, che mi ha fatto una frenata non dell'ultimo secondo, peggio, e io sono una che tiene un sacco la distanza con l'altra macchina in più, perché sono sempre iper previdente. E vi giuro, ci è mancato forse 2 mm che io non prendessi la macchina. Sono scioccata, vi giuro. Infatti adesso sono rimasta un attimo in macchina. Prendiamo un po' d'aria perché qua sta a morire caldo. Quindi la mia considerazione finale è che se d'estate siete stanchi, il caldo appunto vi dà il cervello e non volete prendere la macchina perché magari può succedere qualsiasi cosa, ecco, non lo fate, perché poi il problema è di chi vi sta intorno, non il vostro, come sempre. Quindi borsa in spalla e si va. Guardate come mi tocca uscire con le Birkenstock, pantaloncini da palestra, maglietta di palestra. Praticamente ho cambiato solo le scarpe, ho finito tipo 5 minuti fa perché mi sono ricordata che in realtà dovevo lavarmi i capelli e non mi sono portata shampoo, balsamo, ecc. Quindi tanto fa caldo, a sudare si suda uguale. Quindi sono uscita così, arrivo a casa e faccio doccia e tutte cose. Oggi, ragazzi, stavo per morire. Fa caldo pure in palestra, perché con tutta la gente che viene in palestra poco prima dell'estate perché si sente in colpa, oggi sono cinica, ve lo dico. Quindi è pieno così. Ricarico borsa in macchina. Tra l'altro mi ero scordata che oggi pomeriggio dovevo andare al cinema con Francesca. In realtà ci sono andata anche ieri sera al cinema, ma PS, ho il pass di The Space che pago 15 bombozzi e 90 al mese. Direi che lo sfruttiamo e andiamo a vedere Polaroid, quindi un bel film horror. Invece ieri sono andata a vedere Dark Phoenix. Raga, dobbiamo parlarne, che mi hanno rovinato Game of Thrones, mi hanno rovinato la saga degli X-Men. Ok, sempre più scocciata. Io non ho più parole, quindi accendo musica a tutto volume e parto. Ci vediamo a casa. Doccia fatta, io poi d'estate vivo soltanto con queste camicione qua. Ero indecisa se lasciare i capelli bagnati, ma sono sicura che verrà fuori una cosa oscena se li lascio asciugare così all'aria. Un po' me l'asciugo. Nonostante abbia asciugato un po' i capelli, comunque stanno diventando un po' curly. Anche se li ho pettinati, quindi verranno gonfi osceni, quindi non so cosa ci dovrò fare. Comunque, ci penseremo dopo. Mi stavo facendo il pranzetto. Allora, insalatina, uso qui iceberg, cetriolo, pomodorini. Poi mia nonna, in teoria, ha portato le fettinelle panatelle, però sono fritte. Quindi ho questo conflitto interno che mi dice: no, no, mangiate tipo un uovo sodo. Quindi io adesso mi farò un uovo sodo. Perché appunto vi spiegavo stamattina che vi devo parlare un po' di cose, che appunto sto cercando di riprendere un po' in mano la mia forma fisica, perché dopo l'operazione, stando ferma, medicinali e cose, mi ero gonfiata tantissimo.
non mi sentivo più me stessa e quindi ho ripreso un po' in mano la situazione, mangiare meglio, andare in palestra almeno 3-4 volte a settimana facendo cose giuste e mirate. E devo dire, vabbè, a parte che mi sento molto meglio, ma sento proprio i benefici, quindi i sacrifici vanno fatti. Purtroppo io, per il problema che ho, che vi ho già spiegato mille volte, li dovrò fare per tutta la vita, però ogni tanto insomma i miei sfizi me li tolgo, tipo ieri appunto sono andata al cinema con mio cugino, ce li siamo presi popcorn. Niente di esagerato, però insomma scatta il meccanismo contrario, che mangiando bene poi quando sgarri ti senti terribilmente in colpa, quindi sto cercando di bilanciare un po' queste cose. Qui invece per stasera sto preparando delle polpettine che sono quasi vegetariane, però si possono fare tranquillamente anche così. Cavolfiore lessato, cipolla, anzi scalogno, una ricottina light, un uovo intero o se volete proprio fare precisine solo albume. E poi vabbè sale, un pizzico di peperoncino, pepe. E poi se vedo che è troppo bagnato ancora ci vado ad aggiungere anche un pochino di farina d'avena integrale. Le polpettine sono in forno, le cuocio già adesso per stasera e i miei capelli sono sempre peggio. Prossima volta cercherò di lasciarli proprio totalmente ad asciugare senza pettinarli, perché sennò sono orribili. Infatti adesso devo uscire, volevo passare un attimo al supermercato perché l'altro giorno c'era un'uva senza semi, ma di una bontà che ciao. Quindi semmai me la porto al cinema come snacchino. Mi è arrivato un pacchettino che mi ha ricordato che devo parlarvi di una cosa importante, perché comunque manca pochissimo e poi succederà questa cosa. Quindi adesso mi siedo un attimo e vi racconto un pochino, almeno cerco. Allora, mi sono messa un attimo qua in giardino, quindi perdonerete se si sentirà qualche rumorino. Comunque, fa caldissimo, ve lo ripeto. Allora, mi sono arrivati dei prodottini di un brand con cui da recentemente poco mi avete vista interagire, ma in realtà noi parliamo già di questo progetto con loro da un bel po' di mesi, anche se era un po' tutto secret. E sto parlando di CosmiFi. Se mi seguite su Instagram, anche qui, perché vi dico magari qualcosina in anteprima, ve l'ho già detto, io ho fatto un mini video introduttivo e appunto sono entrata a far parte di questo progetto. In realtà dovevo essere parte di questa big family già da parecchio tempo. Purtroppo non ci eravamo capiti bene inizialmente, proprio per una questione di progetto. Essendo una cosa nuova, io ho molto restia quando non capisco bene qualcosa, quindi ho detto no, magari più avanti quando vedrò bene sviluppato il progetto. E quindi insomma eccoci qua. Come sapete CosmiFi è un brand che ha diverse icon, quindi io faccio parte appunto di queste icon tra youtuber, influencer, makeup artist eccetera eccetera. Loro sono un'azienda d'appoggio per noi per creare i nostri prodotti, quindi CosmiFi sia il brand ma è come se fosse la fabbrica e noi fossimo il brand, quindi io, Ila Makeup 02, ho il mio brand corvi, cose. Ad esempio c'è Gaia Visco Gilardi che ha il suo brand, Martina Damex stessa cosa, c'è Christian DMT, insomma me ne vengono in mente un po'. E mi sono arrivati oggi gli Stardust, che sono i nuovi lip oil, come li ha definiti, di Giuliana Makeup Delight. Io ho avuto il piacere di conoscerli tutti, almeno quelli che ancora non conoscevo, perché gli altri insomma ci eravamo visti a vari eventi cose, a un evento che c'è stato. Non ho vloggato perché ero piena di impegni, mille cose da fare, non mi andava onestamente, però magari il prossimo ve lo faccio vedere. E appunto adesso mi sono arrivati questi nuovi prodottini che non vedo l'ora di provare. I miei prodotti, perché tanto andare, logicamente ci saranno i miei prodotti, almeno quelli più imminenti, stanno per arrivare. Non ho ancora una data certa, vi dico che entro l'estate arriveranno. Li sto appunto provando da diversi mesi, perché appena ho firmato il contratto con loro, subito abbiamo iniziato a lavorare ai vari progetti e ne ho tantissimi in mente. Quindi insomma spero poi vi possano piacere le mie idee, le cose a cui ho pensato, che comunque in primis sono tra i miei prodotti preferiti e che io stessa utilizzo e utilizzerei in generale. Quindi appunto sono molto 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 interessante.
entusiasta di questo progetto, finalmente di poter creare qualcosa di mio. Poi loro comunque fanno tutti i prodotti biologici, naturali, quindi insomma c'è questo fattore incentivo in più. E io intanto voglio sbocciare con voi qua gli Stardust appunto di Giuliana Makeup Light. Sono 4 colorazioni e poi voi troverete qua sotto nell'info box il link sia per il sito sia dei prodotti singoli, così potete andarli ad acquistare. La cosa bella è che se acquistate dal mio link riceverete la mia cartolina con una frase scritta da me, con la mia foto, insomma. Sono piccoli dettagli ma che sono molto carini. Prima che mi si scarica la batteria perché vedo che mi fa dei giochetti strani. Andiamo con il primo che è Andromeda. Spero si legga qualcosa. Come vedete hanno lo stesso pack delle lip mousse che appunto ha sempre fatto Giuliana. Però quelli erano una sorta di rossetto liquido, mentre questi appunto sono dei lip oil, come li ha definiti, perché mi pare all'interno ci sia olio di ricino e olio di camomilla, perché noi possiamo scegliere anche insomma di fare, di aggiungere un po' di specifiche. Quindi appunto hanno lo stesso pack, solo che questi sono lucidi rosa. E allora vi faccio vedere, Andromeda è stupendo. Come vedete è molto cangiante, un po' direi universale, chiamiamolo così. Poi il secondo invece si chiama Lyra o Lyra, non lo so onestamente, perdonatemi. Vi faccio leggere anche gli ingredienti se siete pratici di queste cose. Tutte cose ipercertificate, ad esempio questi gloss sono proprio certificati vegan, ok. Questo qui è un pochino più scuro e un po' più bronzato dorato. Infatti come base è un bronzo e poi ha dei glitterini dorati, giallini all'interno. Non so neanche se sta mettendo a fuoco, eccoli. Il terzo colore è Orion. Allora, sembrerebbe una base viola lillina tipo glicine, tipo i miei capelli per intenderci. Almeno prima che io li lavassi oggi. Glitterini dorati, rosa, viola, insomma, chi più ne ha più ne metta. Guardate che meraviglia. E poi abbiamo Pegasus, questo già dal nome mi ispira tantissimo, ed è così. Quindi vi ripeto, se vi piacciono, se volete provarli, non so se quando caricherò questo vlog saranno ancora scontati, comunque altrimenti li trovate sul sito, 11,40€. Detto ciò, io adesso mi vado a preparare e poi appunto passiamo a questo supermercato a vedere questa fantastica uva. Sono al mio solito supermercato perché è qui che avevo trovato l'uva l'altra volta e sulle labbra mi sono messa Orione, di quelli appunto che vi ho fatto vedere prima, così lo provo un po'. Piccolo, ecco la mia spesa molto eterogenea. Wettabix, uva, melone, melone, il tè, così me lo porto oggi, cipolle. Questa è la mia marmellatina preferita, eccola qui, all'albicocca. Comunque oggi sarebbe il mio giorno libero dal lavoro, creare contenuti e cose, anche perché poi domani devo anche andare a truccare una ragazza. E mio padre ha questo fogliettino dentro la macchina da 3 giorni e non mi ha detto nulla, che devo ritirare una cosa alle poste e devo pagare 14 bombozzo. Quindi mi hanno appena rilasciato un altro avviso, perché logicamente lui si era scordato di darmelo. Adesso se ne esce gli faccio, vado in posta. Lui, ma che vuoi ritirare qualcosa? Perché anche io ho un fogliettino in macchina da 3 giorni, grazie. Cioè, esiste qualcuno più smemorato di me a quanto pare, però è sempre genetica. Comunque, quindi adesso andiamo a pagarsi 14,10€, che non ho idea, proprio idea di che cosa possa essere, perché poi neanche ce lo scrivono. Quindi facciamoci sorprendere della vita. Apparentemente sono andata a ritirarlo in posta ed è un pacchetto di Colourpop. Però non capisco perché c'è sotto marchio, io non l'ho mai sentito. Cioè, io ho pagato 14,90€ per queste 2 cose che neanche le voglio, non so cosa siano. Cioè, ma scusatemi, no, adesso mi arrabbio perché qua c'è scritto Colourpop from Colourpop, ok? Ma poi perché ne è da Colourpop? Sono scioccata e perplessa allo stesso tempo, perché ho appena pagato 14,10€ di dogana di qualcosa che probabilmente non utilizzerò mai. No, ma va bene così, me lo merito. Questo è il karma che a volte torna. Vabbè, rimarrò perplessa per altri 20 minuti, tempo che arriverà poi Francesca. E nel mentre, a proposito, visto che ho un certo languorus, e vi faccio anche vedere alla fine le polpettine, sono venute così, anche se dopo le devo riaccendere un po' perché all'interno sono un po' crude. Allora, al supermercato ho trovato questo gelato qua che si chiama Wow,
con 84 calorie per porzione, poi vai a capire la porzione, no, qui dice 100 grammi, alla fine il gelato sono 2,50, quindi 8, 8, 16, tipo 200 calorie per vaschetta, se può fa. Però volevo assaggiare quest'altro qua, la frutta, con all'interno latte di mandorla, cioè deve essere buono. Allora, mele e kiwi, poi ci sta frutti rossi e pesca. Assolutamente pesca. Tra l'altro questo gelato dovrebbe essere anche abbastanza sano, perché tipo uno ha 80 calorie, quindi si può fare. Sto aspettando Francesca, che come sempre è in ritardo. Cioè raga, questa ragazza c'ha dei problemi con gli orari. Quindi prossima volta gli dirò tipo mezz'ora prima, almeno arriverà in tempo. Comunque, stavo guardando un po' di video su YouTube, visto che ultimamente, solito discorso, io mi impegno, faccio cose diverse eccetera, però i miei video su YouTube non riscuotono il successo di una volta. Sarà che sono un po' scaduta, non lo so. Oppure adesso vanno altre persone, io il mio momento di gloria ce l'ho avuto. Non lo so, non so più dove sbatter la testa. Io ascolto i vostri consigli, li apprezzo tantissimo, però non cambia niente. Quindi vabbè, poi d'estate, calma, piatta, lasciamo perdere. Ho deciso di iniziare a fare un po' di video che magari vedo più spesso su YouTube, che magari saranno anche quelli che vanno di più. Quindi in settimana, se riesco, giro il video. La persona davanti a me sceglie cosa mangio per 24 ore, quelle cose tipo Mac Drive, Burger King Drive, tutte quelle cose con Drive. Se riesco lo faccio anche con Julie, perché da sola mi sentirei un po' in imbarazzo, almeno avere una spalla che ti sostiene è un po' diverso. E poi domani escono al McDonald's i nuovi panini con giallo zafferano, quindi volevo fare una prova e tipo fare un mezzo mukbang dove appunto poi proviamo anche questi panini. L'unico problema è appunto che io sarei a dieta e tutte queste challenge, questi video sono sempre a tema cose grasse, cicciose, e quindi già mi sento tremendamente in colpa. O tipo lo mangio a pranzo e poi la cena a digiuno. Se vi piace come idea, io lo faccio volentieri, lo faccio per voi. Quindi adesso, detto ciò, io aspetto Francesca, anche perché allora... aspettate che mi chino. Il film inizia alle 5:20 e sono le 4:50. E io non voglio perdermi i trailer iniziali, perché a me piace sempre guardarli. Siamo arrivati al cinema, qui c'è la compare. Ti posso inquadrare o vuoi far vedere solo la mano? No, ma qua non è tanto... Eccola, vedete, baciato dal sole io all'ombra. Abbiamo preso i biglietti, siamo pronti a vedere Pola Polaroid. Basta che Francesca non fa la gradassa e poi alla fine ho paura e non mi chiama, non dormo questa notte perché ho paura della Llorona. Questa ancora non mi dorme secondo me, no, eh. No, c'ho paura però. No, solo a lei, è una cavolata più, vabbè. Quindi adesso aspettiamo, entriamo e speriamo di essere da sole in questa sala, visto che è pieno di ragazzini e non penso che vadano a vedere Pola Polaroid. Eccoci ragazzi, tutta la sala per noi. Finito baby, finito. A voto, così a caldo vi dico un 7,5. Ci sta. Concordo. Concordo. Sì. Dove sei? Concordo. Dai, questo era carino rispetto agli altri che abbiamo visto ultimamente. Sì, non farò mai più una foto di gruppo, mi da mia una foto in generale, però. Non vorrei più farsi foto, pensa io che invece ci lavoro. Dovrò farmi delle foto dove spero che non ci sia nessuno dietro di me. Però dai, a parte che vi fa prendere dei colpi pazzeschi. Certo, il mostriciattolo era fatto proprio male, digitale, è orribile, però. Questo è il nostro nuovo acquisto, quindi ci stiamo un attimo divertendo. Che gli chiediamo, Alexa, come stai oggi? Sto benissimo, grazie. Stavo pensando agli inventori italiani. Ma che cosa? Oggi mi viene in mente Antonio Meucci. Che ne... Alexa, oggi sono triste, che mi consigli? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Ma non sei pazzesca? Dovrei andare a preparare la cena e riscaldare e ricuocere un po' quelle polpettine. Ero qui davanti alla finestra con questa luce semibuia, il reggisenino in mutandine, sdraiata sul letto, proprio spaventata. Anzi, neanche troppo, perché qua se no mi scoppia il silicone. Scherzo, logicamente è tutto naturale. Madonna, fatemi dire che questa è una battuta, perché se no qua... Stavo guardando così stories su Instagram e il tempo mi è volato. Così, vi capita mai? Beh, probabilmente, insomma, spero anche di sì, perché questo è relax. Ogni tanto ci serve un po' di relax. Ma più che altro perché corriamo sempre. Cioè, anche quando, esempio oggi, non dovrei e non dovremmo fare nulla, in realtà si corre sempre, per una cosa o per un'altra. La vita è piena di impegni. Io ad esempio devo pensare a mille cose. Anche solo adesso che ho, vi faccio un esempio, la partita IVA. Cioè, sembra una cavolata, ma ti perdi un documento e raga,
E alla fine paghi milioni di euro di tasse, altro che. Chi fa le cose fatte bene, come me, lo sa che i soldi se ne vanno più in tasse che altro. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi adesso troverò la forza di alzarmi dopo questa perla e andare a fare qualcosa. Anche perché poi devo preparare la borsa per domani, la borsa di palestra, perché mi porto la borsa di palestra. E in più domani voglio rifare un altro vlog, quindi sarà una lunga giornata. Eccoci qua dopo cena. C'è la macchinetta piena di peli di Gwenda. Mi sono vista un po' di video su YouTube. Insomma, ho messo un pochino a posto. Devo ancora preparare la borsa per domani, ma la vedrete nel vlog di domani. Adesso stacco questo vlog, così riesco ad editarlo e a farlo uscire appunto il 12, quando lo starete guardando, mi spero. Detto ciò, io vi mando un grosso bacione e ci vediamo presto. Ciao.